prossimo oratore è Patrizio Caini. Patrizio ci parlerà invece di un altro argomento, il Santo Graal, in una chiave assolutamente originale. Ora un momentino per il trasbordo, come al solito. Tra l'altro lo dico al pubblico perché questo non può esservi stato, non può essere stato notato da voi, però abbiamo ricevuto, senza preavviso, la visita di uno dei capitani reggenti che è intervenuto qui all'interno del teatro con una delegazione della Cina per mostrare praticamente anche l'attività congressuale che viene svolta a Porto Titano in sede odierna. Questo ovviamente ci ha fatto piacere, anche perché non era minimamente preparata sta cosa, quindi tutto fatto. Grazie. Allora, signori, a voi Patrizio Caini, che per chi non se lo ricordasse, svolge la sua attività di biologo sia come insegnante nelle scuole medie superiori a Firenze e sia in campo universitario nell'ambito della ricerca. Prego. Finalmente ci siamo riusciti. Grazie Roberto di avermi invitato anche quest'anno. Io vi parlerò del Santo Graal, non in termini mistico-esoterici, bensì in termini storico-archeologici. Questa presentazione è un estratto di uno studio molto più ampio che ho condotto alcuni anni fa e che ho pubblicato sulla rivista del CIPET e Archeo Misterio, quindi chiunque di voi può recuperare il numero su cui ho pubblicato il lavoro e leggerlo per intero. Qui per motivi di tempo posso solo illustrarne una parte. L'argomento è in tema perché il Santo Graal è una di quelle tematiche che si colloca a metà strada tra il mistero, la leggenda, la tradizione, la storia e anche l'archeologia. Se mai è esistito un manufatto, il Santo Graal, la vediamo tutti voi ovviamente sapete cos'è il Santo Graal, è il calice in cui Gesù beve il vino durante l'ultima cena. Questa immagine mostra come dovrebbe essere il Santo Graal, come poteva apparire agli occhi degli antichi, una semplice coppa in legno d'olivo. Gesù era un falegname, il legno d'olivo era molto diffuso in quel periodo in Palestina, per cui presumibilmente il Santo Graal, se è mai esistito, ma le sacre scritture comunque lo riportano, e poteva essere fatto in legno d'olivo. Secondo la tradizione, lo stesso calice fu utilizzato anche da Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea era un ricco commerciante dell'epoca, membro del Sinedrio e discepolo segreto di Gesù. Lui utilizzò il calice utilizzato in precedenza da Gesù durante l'ultima cena per raccoglierne il sangue durante la crocifissione. Dunque, il mio studio passa in rassegna alcuni luoghi dove potrebbe essersi trovato o dove potrebbe ancora trovarsi il Santo Graal se questo manufatto è giunto ai nostri giorni integro o parzialmente integro. Scheletri studiosi si sono avvicendati per cercare di capire dove potrebbe trovarsi, quindi io ho fatto questa ricerca e qui ovviamente vi riporterò solo alcuni di questi luoghi. Nel mio studio pubblicato su Archeo Misteri i luoghi sono elencati e diciamo analizzati per intero. Ho voluto iniziare nel nostro paese, l'Italia, perché mi sembrava doveroso, in quanto alcuni studiosi ipotizzano che il calice, il Santo Graal, sia nascosto da qualche parte nel capoluogo piemontese. Rimaniamo in Italia, ma spostiamoci qua a sud, in Puglia. Altri studiosi ritengono che possa essere nascosto nella chiesa di San Nicola a Bari. E altri a Castel del Monte, sempre in Puglia, ad Andria, vicino a Bari. Altri studiosi ipotizzano che sia stato nascosto a Monsegur, nei sotterranei della fortezza di Monsegur, siamo in Linguadoca, in Francia del Sud, poco più lontano a Rennes-Château, oppure nella cappella o sotto la cappella di Rosslyn, in Scozia, da qualche parte in Inghilterra sud-occidentale. Addirittura in Iran, io quest'anno mi sono recato in Iran, ho concluso un viaggio quest'agosto in Iran, nella fortezza di Takhti Sulaiman, oppure da qualche parte in Kashmir o in Ladakh, quindi ancora più a oriente in India. Iniziamo da Torino.
A Torino vi è una chiesa molto, molto nota, la chiesa della Gran Madre di Dio, la cui costruzione fu decisa nel 1814 per onorare il ritorno di Savoia nel capoluogo piemontese dopo la caduta dell'impero napoleonico. I lavori di costruzione iniziarono nel 1818, 4 anni dopo la delibera, e terminarono nel 1831. Questa chiesa è stata edificata a imitazione del Pantheon, sorge vicino a Ponte Vittorio Emanuele, che conosce un po' Torino, sulle sponde del Po, e fu fermamente voluta da Ferdinando Bonsignore. Gli studiosi del Graal, i cacciatori del Graal, ipotizzano che la struttura architettonica stessa di questo edificio contenga ermeticamente le indicazioni per capire, per individuare il nascondiglio del Santo Graal a Torino. In particolare, loro pongono un accento su una statua. Sul lato sinistro del sagrato di questa chiesa si trova una statua, la statua della fede, affiancata da una statua più piccola di un angelo. La fede, come vedete, con la mano destra regge un libro aperto poggiato sulla coscia destra, mentre con la mano sinistra solleva un calice. Secondo gli studiosi, il calice rappresenterebbe un'allusione al fatto che il Santo Graal sia nascosto proprio a Torino, a qualche parte. Però non c'è dato sapere esattamente dove. Torino è una città grande, quindi questo monofatto potrebbe trovarsi ovunque. Gli stessi studiosi fanno notare che lo sguardo della fede potrebbe indicare il punto esatto in cui si troverebbe il Santo Graal. La direzione dello sguardo della statua punterebbe un luogo ben preciso a Torino. Ovviamente non è mai stato trovato il Santo Graal a Torino, però si sa anche che Torino è la città magica per eccellenza, fa parte del piccolo triangolo magico che ha ai vertici Torino, Praga e Lione, e anche del grande triangolo magico che ha ai vertici Torino, Praga e Londra. Quindi a Torino agiscono diversi tipi di forze. Spostiamoci da Piemonte, andiamo a sud, andiamo a Bari. Nell'anno Domini 1087 l'attuale Papa Gregorio VII avrebbe localizzato il nascondiglio del Santo Graal, dove nei territori che a quel tempo erano occupati dai turchi seggiuchidi, e organizzò in tutta segretezza una spedizione per cercare di recuperarlo. La spedizione era costituita da 62 marinai accuratamente selezionati dal Papa in persona, tra quelli che in quel periodo lavoravano permanentemente al porto di Bari. Questa spedizione si recò in Turchia e rinvenne in una chiesa sconsacrata di Mira, nell'attuale Turchia, un calice subito identificato dai marinai con il Santo Graal, assieme ad alcune ossa ritenute appartenenti alle spoglie mortali di San Nicola. Ora, è interessante notare come vi sia un legame piuttosto stretto tra la tradizione occidentale, tutto occidentale, di Babbo Natale, questo personaggio corpulento che gira per le case durante le vacanze natalizie, durante Natale, per elargire doni ai bambini, e la tradizione di San Nicola, perché la tradizione ci dice che per un certo periodo San Nicola in persona possedette il Santo Graal. Non è dato sapere come sia giunto nelle sue mani, tuttavia si dice che per un certo periodo lo possedette, e grazie ad esso egli elargiva doni ai bisognosi e dispensava cure ai malati. Da qui è nata la tradizione Babbo Natale, la tradizione occidentale. Infatti gli anglofoni chiamano Babbo Natale Santa Claus, che è la traduzione letterale di San Nicola, Santa Claus. Gregorio VII fece erigere una basilica a Bari, che è appunto la chiesa di San Nicola, ufficialmente per custodire in un luogo sicuro le spoglie mortali di San Nicola, e in realtà, secondo alcuni studiosi, per nascondervi il Santo Graal. Quindi la chiesa di San Nicola sarebbe una delle ubicazioni individuate dagli studiosi come nascondiglio del Santo Graal. Rimaniamo in Puglia, spostiamoci poco più lontano di Bari, ad Andria, in provincia di Bari, dove troviamo Castel del Monte. Tutti voi conoscete Castel del Monte, è uno degli esempi più insigni dell'architettura militare gotica. Dunque, alcuni studiosi ipotizzano che i Sufi erano e sono i seguaci del Sufismo. Il Sufismo è la corrente mistica dell'Islam, che professa una religione universale, e in questo si avvicina molto alla teosofia, anche alla massoneria.
Il loro obiettivo era la conoscenza di Dio attraverso alcune pratiche quali la preghiera, la meditazione, la poesia, la musica, la danza, pensate solamente ai dervisci rosanti turchi. E, quindi vi è una, diciamo, una ipotesi secondo cui i Sufi abbiano consegnato il Santo Galle all'ordine dei Cavalieri Teutonici, che fu fondato nel 1118 secondo alcune fonti o nel 1128 secondo altre, ad opera di alcuni mercanti di Brema e Lubecca, che per l'occasione allestirono un campo tendato ai piedi delle mura della città santa durante l'assedio dei musulmani, e costruirono alcune tende con le vele delle loro navi per soccorrere i cavalieri crociati tedeschi feriti in battaglia. I Sufi sarebbero stati in stretto contatto con l'ordine dei cavalieri teutonici, ma anche con l'ordine dei cavalieri templari, e grazie a questi stretti rapporti di scambio culturale avrebbero consegnato il manufatto ai cavalieri teutonici, i quali a loro volta avrebbero consegnato la reliquia all'imperatore Federico II Hohenstaufen, e che l'avrebbe successivamente collocata nel Castel del Monte. Vedete l'immagine a sinistra, la fortezza presenta una pianta ottagonale, il numero 8 ricorre spesso nella struttura architettonica di Castel del Monte. Nell'immagine di destra si può apprezzare meglio da una visione dall'alto la pianta ottagonale, è circondato da 8 torri, ognuna delle quali ha una pianta ottagonale. Quindi lasciamo l'Italia e spostiamoci a Monsegur, la cittadella fortificata di Monsegur, situata in lingua d'oca, che è una parte della Francia del Sud. Vi è una leggenda molto diffusa in lingua d'oca, in Francia del Sud, secondo cui il Graal fu nascosto dai Catari, una setta eretica molto attiva in quel periodo, nei sotterranei della fortezza di Monsegur. Io ho avuto modo di visitare la fortezza di Monsegur in occasione della mia prima missione a Rennes Le Château, che ha seguito gli scorsi seminari, gli scorsi simposi qui a San Marino. Ricorderà alcuni miei interventi relativi al mistero di Rennes Le Château, all'affare di Barone Cessonnière. Io sono andato più che altro per investigare sul grande mistero di questo piccolo paese, però mi sono anche portato più lontano a Monsegur, appunto sulle tracce del leggendario tesoro dei Catari. L'immagine di sinistra mostra il promontorio roccioso su cui sorge Monsegur, circondato da una foresta. L'immagine di destra ci mostra il cortile centrale. Ma perché il Santo Graal dovrebbe trovarsi proprio a Monsegur? La risposta potrebbe trovarsi in uno dei romanzi epici di Wolfram von Eschenbach, che è uno dei principali scrittori e poeti in lingua medio-alto tedesca. Lui attinse alcune informazioni da alcuni poemi di Chrétien de Troyes, sempre sul Santo Graal. E in uno dei romanzi scritti da Eschenbach, lui parla del mistico castello del Graal. E dice che scrive che si trova sui Pirenei, e Monsegur si trova sui Pirenei. Chiama il castello del Graal Monsalvesche, che è un termine derivato dalla germanizzazione di Monsalvat. Monsalvat è una parola catera che significa letteralmente monte salvato o monte sicuro, e la traduzione letterale, guarda caso, è proprio Monsegur. Quindi alcuni studiosi identificano Monsalvesche, cioè il castello del Graal, con Monsegur, e da qui nasce una corrente secondo cui appunto il castello del Graal fosse Monsegur, e che quindi a Monsegur sia stato nascosto il Santo Graal. Vi è anche un'altra interessante nota da mettere in evidenza: sempre lo stesso Eschenbach, nello stesso romanzo, chiama il signore del castello del Graal Perilla. È interessante perché il signore di Monsegur era un certo Raimonde Perille, quindi vedete questo accostamento interessante. E il nome del signore di Monsegur ricorre spesso nei documenti, nei testi dell'epoca, nella sua forma latina, cioè Perilla, esattamente lo stesso nome del signore del castello di Graal nel romanzo di Eschenbach. Dunque, voi avrete sentito parlare della crociata contro l'Albigese erano i Catari della Francia, francesi, della Francia del Sud, essendo una setta eretica, quella dei Catari fu perseguitata dalla Chiesa, e la Chiesa riuscì anche a distruggerli, a annientarli. Nel marzo del 1244, Monsegur, dopo un lungo assedio operato da parte di oltre 10.000 crociati, cadde. All'epoca si riteneva che i Catari possedessero un favoloso tesoro. Diciamo che i Catari erano convinti di alcune cose: i Catari non credevano nei sette sacramenti, non credevano nel matrimonio, e soprattutto avevano abolito, ripetavano, qualsiasi forma di proprietà privata.
Per cui qualcuno potrebbe pensare che non è logico pensare che possedessero un tesoro. In realtà questo tesoro non era di nessuno in particolare, era della comunità dei Catari. Quindi è possibile che i Catari avessero posseduto una certa serie di manufatti, quindi un tesoro. Tuttavia, quando i crociati entrarono dentro Monsegur e la ispezionarono accuratamente, non trovarono alcun oggetto prezioso. Questo perché, sempre secondo diciamo, a metà strada tra la tradizione e la storia, circa 3 mesi prima che la fortezza capitolasse sotto l'assedio dei Catari, 2 coraggiosi Catari riuscirono a allontanarsi dalla fortezza portando con sé una parte del tesoro, che collocarono prima in una grotta sulle montagne circostanti, era un territorio molto montuoso, perché ovviamente siamo a piedi dei Pirenei, e poi successivamente in un castello non ben identificato. I crociati, dopo la caduta di Monsegur, concessero ai Catari una tregua di 15 giorni, durante la quale gli abitanti di Monsegur avrebbero dovuto decidere se adorare il loro credo, e in tal caso sarebbero sopravvissuti, sarebbero stati risparmiati dai crociati, oppure no, e in qual caso sarebbero stati uccisi. Dunque, oltre 200 Catari, quindi praticamente tutti i Catari rimasti dentro Monsegur, decisero di non abiurare la propria fede. Quindi, per ritorsione, i crociati li entrarono dentro il castello, li catturarono, li riunirono all'interno di un'enorme recinzione che fecero costruire, che costruirono ai piedi del promontorio su cui si erge la fortezza, e li bruciarono vivi. Vi è una stele che commemora la morte di queste 200 persone proprio all'imbocco del sentiero che attraversa la foresta e poi si inerpica su per arrivare alla fortezza. La notte del 16 marzo 1244, quindi allo scadere di questa tregua di 15 giorni, 4 superstiti fuggirono dalla fortezza calandosi con alcune corde dalla parete occidentale della montagna. Secondo la tradizione, questi 4 eretici portarono via il leggendario tesoro dei Catari. Però qui c'è una contraddizione. Allora, vi sono 2 punti che non tornano. Primo, non è ragionevole pensare che 4 persone possano allontanarsi calandosi con corde dalla ripida parete. Vi assicuro che il promontorio roccioso è estremamente ripido sulla parte occidentale. Non è ragionevole pensare che 4 persone portino un intero tesoro con sé calandosi da una ripida parete rocciosa, al massimo qualche manufatto, pochi manufatti. E poi vi è anche da dire che vi è un'altra tradizione secondo cui il tesoro, se mai esistito dei Catari, sarebbe stato portato via 3 mesi prima che Monsegur capitolasse. Quindi qui c'è una contraddizione. Gli studiosi del Graal hanno voluto fornire una soluzione per conciliare per cercare di risolvere questa contraddizione, ipotizzando che questi 4 Catari siano fuggiti con pochi manufatti di grande valore o addirittura uno di grandissimo valore, proprio il Santo Graal. Quindi pochi oggetti o solo un oggetto che potevano essere portati anche in quelle condizioni. Questo tesoro sarebbe stato nascosto nelle grotte fortificate di Ornolac, nella Riege, perché tutto intorno a Monsegur il terreno è calcico, quindi è ricco di grotte, moltissime grotte, alcune delle quali non sono state mai esplorate, oppure sono state parzialmente esplorate. Ovviamente fino ad ora non è stato ritrovato alcun oggetto prezioso. I Catari potrebbero avere sparpagliato il loro tesoro in tante grotte, non in una sola grotta. Quindi questo rimane ancora un mistero, anche perché è ancora possibile che da qualche parte, in qualche grotta, sia nascosto qualcosa di interessante, appunto perché non tutte le grotte sono state fino ad ora esplorate. Chi sposa questa ipotesi, secondo cui il Santo Graal sarebbe stato nascosto per un certo periodo nei sotterranei di Monsegur, abbraccia anche un'altra ipotesi, che è quella secondo cui, dopo la caduta di Monsegur, il Santo Graal sarebbe stato trasferito, ma dove? Allora, lasciato. Tra questi studiosi vi sono Michael Bygent, Richard Lee e Harry Lincoln, che molti ricordano come gli autori del bestseller internazionale Il Santo Graal, una catena di misteri lunga 2000 anni, a cui si è ispirato grandemente lo stesso Dan Brown per scrivere il suo Codice da Vinci. Ha ripreso a piene mani da questo libro. Ma gli autori, che sono 3 giornalisti e scrittori massoni, non si sono inventati nulla, perché a loro volta hanno ripreso da altri autori. Secondo questi 3 autori, il Santo Graal
una volta portato via da Monsegur, sarebbe stato trasferito in tutta segretezza a Rennes-Château. Molti di voi conosceranno bene questo paesino, perché gli sono stati dedicati tantissimi libri, tantissime riviste e tantissimi documentari e film. Per chi non lo sapesse, Rennes-Château è un piccolo borgo medievale che si erge su una collina di circa 500 metri, ai piedi dei Pirenei, poco lontano da Monsegur, nel cuore del Razé. Io e i miei amici e collaboratori ci siamo recati nel Razé 5 volte, perché volevamo fare un po' di chiarezza sul mistero che avvolge questo paesino e i dintorni del paesino, e per chiarire anche l'affare di Bérenger Saunière, che è l'abate più famoso di Rennes-Château, il quale si dice abbia scoperto un favoloso tesoro grazie al quale si sarebbe arricchito e avrebbe iniziato molte opere di costruzione a Rennes-Château che sarebbe rifiorito, eccetera, eccetera. Qualcosa che avrebbe trovato in una cripta sotterranea sotto la chiesa di Santa Maria Maddalena, secondo alcuni proprio tesoro dei Catari, secondo altri tesoro dei Templari, secondo altri ancora il Santo Graal, eccetera. E qui si apre un capitolo amplissimo. La chiesa di Rennes-Château, che in realtà Rennes-Château aveva due chiese, una dedicata a San Pietro, che non esiste più, al suo posto è stato costruito un piccolo negozio, un negozietto di gadget e souvenir, è rimasta la chiesa di Santa Maria Maddalena, che inizialmente però era dedicata alla Beata Vergine di Rennes. Poi successivamente, nel 1059, secondo alcune fonti, nel 1255, secondo altre, fu riconsacrata a Santa Maria Maddalena. In effetti, in questo paese ricorre molto spesso il numero 22, 22 sono i merli della Torre di Magdala, 22 sono i gradini che portano in cima alla Torre di Magdala, 11 e 11 sono i gradini delle due rampe che portano sulla promenade. Il numero 22 ricorre molto spesso, molti si sono chiesti per quale motivo questo numero ricorre così spesso a Rennes-Château. La risposta è molto semplice: e il 22 luglio è il giorno di Santa Maria Maddalena, quindi la chiesa è consacrata a Santa Maria Maddalena. E qualcuno ha voluto inserire il numero 22, riferendosi al 22 luglio, in tutto il paese. Andiamo avanti, questo è l'ingresso sul lato sud della chiesa di Santa Maria Maddalena, questo è un dettaglio dell'ingresso, questa è la pianta della chiesa, sul lato sud abbiamo l'ingresso, poi spostandoci verso est la sagrestia, fiancheggiata da una piccola stanza nota come la stanza segreta, per tutta una serie di motivazioni che non sto a dirvi. Poi il lato est è caratterizzato dall'abside, orientato est, e sul lato nord abbiamo il campanile. Il lato ovest ha addossato il presbiterio. Allora, chi pensa, chi ipotizza e chi afferma che il Santo Galle sia stato nascosto dentro la chiesa di Santa Maria Maddalena o più diciamo ragionevolmente al di sotto, perché noi sappiamo da rilevazioni eseguite con il GPL, con il georadar, rilevazioni ufficiose o non ufficiali, che sotto la chiesa di Santa Maria Maddalena non vi è solo una cripta, ma vi sono due cripte collegate da una scalinata, però il Dipartimento Culturale della Francia non ha dato ancora l'autorizzazione a scavare sotto la chiesa, però sicuramente c'è qualcosa sotto la chiesa. Quindi gli studiosi che ritengono che Santo Galle sia nascosto sotto la chiesa di Santo Galle, a loro diciamo in favore, dicono che le iniziali dei nomi dei santi raffigurati da alcune statue presenti all'interno della chiesa formano la parola Graal, allusione più che esplicita al fatto che questa reliquia sia nascosta proprio all'interno di questa chiesa. Io e i miei collaboratori abbiamo voluto verificare di persona questa sezione, per cercare di capire se vi fosse qualcosa di vero, di fondato, però abbiamo constatato che vi sono alcuni punti deboli. Allora, è vero che all'interno della chiesa si trovano alcune statue. Sul lato nord, di fronte all'ingresso, abbiamo la statua di Santa Germana, che ci fornisce la lettera C. Spostandoci verso est, troviamo la statua di Sant'Antonio d'Eremita, che ci fornisce la lettera A. Poi, sul lato sud, di fronte alla statua di Santa Germana, abbiamo la statua di San Rocco, che ci fornisce la lettera R. Poi abbiamo la statua di Santa Maria Maddalena, però i rennologi, gli studiosi di Rennes-Château, si sono guardati bene da comprendere anche questa statua, perché questa statua non porta alcuna lettera utile per formare la parola Graal, quindi è stata saltata a più pari, perché evidentemente conveniva, e si sono spostati ancora più a est, dove si trova la statua di Sant'Antonio da Padova, che forma la lettera A. Quindi, come vedete, se non uniamo
la statua di Santa Germana a quella di San Rocco, risalendo Sant'Antonio dell'Eremita, saltando ovviamente Santa Maria Maddalena perché non c'è utile, dando a Sant'Antonio da Padova, formiamo quasi la parola Graal, G-R-A-A. Manca la L. Secondo l'Ennologist, la L sarebbe fornita dalla statua di San Luca Evangelista. Peccato però che noi abbiamo cercato a lungo la statua di San Luca Evangelista, ma non esiste una statua di San Luca Evangelista, esiste un piccolo basso rilievo, quindi vi è una notevole differenza fra una statua e un basso rilievo, situato sul parapetto del pulpito. Quindi chiaramente, mancando una statua dedicata a un santo il cui nome iniziasse con la lettera L, gli etnologisti hanno cercato più a fondo e hanno trovato questo basso rilievo e lo hanno utilizzato per formare la parola Graal, però a noi sembra un sistema un po' artificioso. E in questo modo in effetti si forma la parola Graal. Un altro fatto che gli etnologisti mettono in evidenza è che la direzione dello sguardo di tutte queste statue, esclusa quella di Santa Maria Maddalena, è puntata in un punto preciso, cioè nello stesso punto, cioè tutte le statue dei santi guardano lo stesso punto posto sul pavimento. Abbiamo voluto verificare anche questo fatto, immaginando di tracciare una semiretta immaginaria partendo dagli occhi delle statue, abbiamo constatato piuttosto facilmente che la direzione dello sguardo di ogni statua è differente, quindi i santi guardano in direzioni differenti e nessun santo guarda sul pavimento. Quindi anche questa è una sezione falsa che evidentemente fa comodo a montatori per scrivere libri. Quindi diciamo che questo è stato sfatato. Andiamo avanti. Allora, abbiamo un'altra tradizione molto interessante, secondo cui verso la metà del XII secolo i templari, quindi prima i sufi che avrebbero consegnato ai teutonici il Santo Graal, ora abbiamo i templari che avrebbero ricevuto la stessa reliquia dalla setta degli Ashishin. La setta degli Ashishin è un argomento estremamente interessante perché la setta degli Ashishin è una temutissima e feroce organizzazione segreta mercenaria che operava in Medio Oriente e in parte dell'Asia centrale in quell'epoca, cioè nel 1100. Il quartier generale era la fortezza di Alamut, il capo di questa setta era denominato il vecchio della montagna, Al-Hasan ibn As-Sabah, il quale drogava con l'ashish, ecco, ashishin, che poi si è tradotto anche come assassini, oppure come consumatore di ashish, perché il vecchio della montagna, per invogliare i suoi accoliti a combattere con maggiore ferocia e con maggiore determinazione omicida, drogava all'insaputa dei suoi uomini con l'ashish, e una volta drogati, mezzo addormentati, li portava in un'area del castello di Alamut, dove aveva fatto ricostruire i giardini del paradiso islamico, con 72 uri, con 72 vergini pronte a ogni piacere sessuale, con fontane di latte e miele. Gli accoliti della setta erano convinti di trovarsi effettivamente in paradiso, quindi beneficiavano di tutti i piaceri di questo paradiso fittizio. Poi il vecchio della montagna li riaddormentava con l'ashish e li riportava alla realtà. E promettendo loro che avrebbero rivisto il paradiso, questi accoliti si gettavano in battaglia con furia omicida. Sembra che i templari avessero avuto contatti con la setta dell'ashishin, i quali non si sa in che modo sarebbero venuti in possesso del Santo Graal, che poi avrebbero ceduto ai templari. I templari successivamente avrebbero portato la reliquia in Francia, dove sarebbe stata custodita assieme al resto del loro tesoro, fino al 1307. Voi sapete che il 1307 è un anno fatidico per l'ordine dei Cavalieri del Tempio, perché in quell'anno l'ordine fu accusato di eresia e di apostasia dal re di Francia, Filippo IV, detto Filippo il Bello, che aveva interesse a sbaragliare l'ordine perché era diventato estremamente ricco, era diventato più ricco di uno Stato e quindi concorreva con Filippo il Bello, con la tacita connivenza di Papa Clemente V. Ora, nel 1308, l'anno successivo, 72 templari, interessante il numero 72, perché 72 è il numero dei discepoli di Gesù, 72 sono le regole dell'ordine del tempo, 72 sono gli attributi di Dio, e 72 è il numero che sottiene, sommando i valori numerici, delle lettere del tetragrammaton, YHWH, che è il nome più grande di Dio.
furono portati di fronte a Clemente V a Poitiers per testimoniare. Alcune di queste dichiarazioni sono state trascritte e pubblicate. Sette di queste sono particolarmente interessanti, che furono pubblicate nel 1907 da Heinrich Finke. Allora, in una di queste sette dichiarazioni, un certo Jean de Chalon riferisce che Gérard de Villiers, che era il responsabile del tempio in Francia, subito dopo essere stato avvertito dell'arresto dei templari francesi, fuggì, si allontanò dal presidio di Parigi con 50 cavalieri e successivamente salpò con 18 navi alla volta di un luogo ignoto. Lo stesso Jean de Chalon riferì anche che un templare di nome Hugues de Chalon, forse un parente, non sappiamo, fuggì con tutto il tesoro dei templari custodito fino a quel momento da Hugues de Parot, che era il tesoriere dell'ordine. Secondo alcuni studiosi, i 18 vascelli, di cui non si ha, ovviamente non si ha più traccia, partirono da Porto di La Rochelle, alla volta della Scozia o addirittura del Nuovo Mondo, e qui si apre un capitolo tutto a parte. In effetti, all'inizio del XIV secolo, alcuni templari sarebbero riusciti a sfuggire alla persecuzione di Filippo il Bello e, assieme al maestro provinciale d'Alverne a Pietro Monte, sarebbero riusciti ad arrivare addirittura in Scozia. Ora, ci sono alcuni studiosi come Walter Johannes Stein, che pochi conoscono, ma fu il consigliere segreto di Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale per tutte le questioni relative all'occulto. Voi sapete che Winston Churchill credeva nell'occulto e cercava di combattere la Seconda Guerra Mondiale anche con mezzi non poco ortodossi, cioè attraverso la magia, contrapposta a quella di Hitler e dei suoi maghi neri. Anche un altro cercatore del Graal, Trevor Ravenscroft, negli anni 60, ha asserito che il Santo Graal si trovi nella cappella di Roslin, a Roslin, un piccolo paesino situato a 16 km a sud di Edimburgo. Io ovviamente, come mi sono legato al Re de Chateau per studiare il suo mistero, mi sono legato anche a Roslin, mi sono legato in Scozia praticamente esclusivamente per studiare i segreti e i misteri di questa incredibile cappella, tanto piccola quanto interessante, e di un cimitero massonico, il cimitero dei Temple, poco lontano. Sono stato 3 giorni, dalla mattina alla sera, dentro questa cappella e l'ho rivoltata con un calzino. Secondo alcuni cercatori del Graal, il Santo Graal si troverebbe all'interno di una delle innumerevoli colonne che si trovano dentro la cappella, che è la colonna più importante, la colonna dell'apprendista, all'interno di uno scrigno di piombo. Questa è la pianta della cappella, questa è la colonna dell'apprendista, detta così perché sarebbe, secondo la leggenda, sarebbe stata costruita da uno scalpellino apprendista di un maestro. Infatti accanto, qui, esiste un'altra cappella che è detta la cappella del Roberto, tra l'altro quest'anno si è legato proprio a Rossini, quindi sa esattamente di cosa parlo. Qui abbiamo la colonna del maestro, costruita dal maestro, questa è la colonna dell'apprendista, costruita dal suo allievo, è fatta molto meglio, cioè molto più bella, tant'è vero che la leggenda narra che il maestro, roso dall'invidia per il fatto che un suo allievo avesse costruito un'opera più bella della sua, lo uccise. E questa ritorna anche un po' la leggenda di Hiram, esatto. Dovete sapere che in passato curiosi, viaggiatori, turisti, studiosi, cercatori e ricercatori hanno voluto verificare personalmente se all'interno della colonna fosse nascosto un oggetto metallico. Potete immaginare che c'è stato un periodo in cui schiere di persone entravano dentro questa piccola cappella con qualsiasi tipo di strumentazione per analizzare la colonna. A un certo punto le autorità locali hanno tassativamente vietato di ispezionare la colonna con qualsivoglia strumentazione. Ovviamente io e un mio amico collaboratore ce ne siamo fregati altamente, sfidando le autorità locali, che tra l'altro hanno piazzato una webcam in modo che si veda bene tutta, non so se hai visto sopra il fonte battesimale c'è una webcam, esatto. Io e il mio collaboratore... Bisogna che ci sia uno che vede la webcam, però. No, allora... No, bisogna che ci sia, sì, uno che la vede. Però nella biglietteria, perché quando si esce dalla cappella, si attraversa la biglietteria e ci sono tutti i libri, c'è il cassiere, ha un monitor che gli mostra la visuale dell'interno della chiesa, e quindi è sempre lì. Comunque... Sono sempre lì. Non sempre. Comunque, diciamo che io e mio amico siamo entrati dentro la cappella all'apertura, quindi mattina presto, molto presto, non c'era nessuno. Nel mio zaino avevo un metal detector smontato, quindi assolutamente visibile,
Ovviamente non l'ho montato dentro la chiesa perché l'operazione sarebbe stata troppo visibile. Siamo scesi nella cripta, dove non ci sono sistemi di sorveglianza, abbiamo montato in tutta tranquillità il metal detector, siamo risaliti mantenendomi sempre dietro la colonna dell'apprendista, perché è un punto in cui la webcam non prende. Ho ispezionato la colonna dell'apprendista e per quanto io l'abbia ispezionato a fondo, non ho rilevato la presenza di alcun oggetto metallico al suo interno. Quindi tra l'altro, a un certo punto il metal detector ha segnalato qualcosa, cioè ha iniziato a suonare, ma non perché ha rilevato la presenza di qualcosa all'interno della colonna dell'apprendista, quanto perché se il metal detector viene sollevato, abbassato, no? Nel classico, diciamo, movimento di ispezione, a un certo punto, in corrispondenza della base, c'è una parte di una recinzione metallica fatta costruire nel 97, quindi non vorrei che alcuni studiosi abbiano rilevato la presenza del metallo di fronte, quindi disarmosamente avrei rilevato anche qualcosa ci all'interno. Comunque, diciamo, niente di fatto. Altro luogo possibile, l'Inghilterra sud-occidentale, perché esiste una leggenda molto diffusa nella tradizione popolare inglese che narra di come Giuseppe d'Arimatea, lo stesso di prima, ricordate, dopo aver raccolto il sangue di Gesù crocifisso durante la crocifissione, poi abbia lasciato la Palestina nel 63 d.C. e si sia recato alla volta dell'Inghilterra. Questo è più di una tradizione, perché l'arrivo di Giuseppe d'Arimatea in Gran Bretagna nel primo secolo d.C. e dei suoi 12 compagni, 12-13, 12 apostoli di Gesù Cristo 13, interessante anche questo numero, sembra essere attestato storicamente da due documenti. Uno è l'Annales Ecclesiastiche pubblicato nel 1601 e l'altro è il Testamento Joseph ab Amatea. Cosa ci dicono questi documenti? Allora, il primo documento riporta una notazione del cardinale Baronio, che all'epoca era il bibliotecario vaticano, che parla dell'arrivo, va bene? Parla dell'arrivo di Giuseppe d'Arimatea non in Gran Bretagna inizialmente, ma a Marsiglia, 30 anni prima, nel 35 d.C. Ma poi ci dice anche di aver proseguito il viaggio fino alla Britannia, dove avrebbe iniziato proprio l'opera di evangelizzazione. L'opera di evangelizzazione della Britannia sarebbe ad opera proprio di Giuseppe d'Arimatea e dei suoi 12 missionari, 12 compagni. Nel secondo documento è riportato che Giuseppe d'Arimatea si recò nel 63 d.C. da San Filippo in Gallia, l'odierna Francia, e da qua, secondo Fécouf, vescovo di Lusò, si sarebbe spostato in Inghilterra. Ora, una volta arrivati in Inghilterra sud-occidentale, perché era il punto di approdo più semplice per loro, Giuseppe d'Arimatea e i suoi 12 compagni costruirono una piccola chiesa, che tra l'altro è ritenuta la chiesa più antica della cristianità occidentale, e fondarono anche una piccola comunità cristiana che poi si allargò sempre di più. Allora, alcuni studiosi ipotizzano che se Giuseppe d'Arimatea avesse portato questo manufatto con sé, avrebbe potuto nasconderlo dentro questa chiesa oppure al di sotto. Quindi questo è un altro ramo della ricerca. Ho quasi finito, Roberto, tre slide. Allora, spostiamoci ancora, quindi abbiamo fatto questo percorso, Italia, Francia, Scozia, lasciamo l'Europa, spostiamoci ancora più a est e arriviamo in Iran. Iran è un paese che io ho visitato quest'anno, il prossimo anno magari presenterò quello studio di cui ho parlato sull'arte decorativa islamica collegata quasi ai cristalli, alla numerologia sacra. Allora, in Iran esiste un'altra corrente, un'altra tradizione. Allora, secondo alcuni studiosi, il Graal sarebbe stato portato addirittura in Iran, nell'antica Persia, e sarebbe stato nascosto all'interno di una fortezza, la fortezza di Takht i Sulaiman, che in farsi, la lingua persiana, ancora oggi parlata in Iran, significa il trono di Salomone, interessante. Takht i Sulaiman rappresenta il quartier generale del culto di Zoroastro. Vedete nell'immagine a sinistra, qui abbiamo le rovine della fortezza, che si trova sulle sponde di un piccolo lago, e qui vedete le rovine della fortezza, e questo è il lago. Allora, questa fortezza si trova a sud di Tabriz, città del nord-ovest dell'Iran che io ho visitato all'inizio del mio viaggio quest'anno. La fortezza fu scoperta nel 1819 da un esploratore inglese, Sir Robert Porter, il quale notò, lui e poi successivamente altri, che l'architettura di questa fortezza è caratterizzata da alcune rassomiglianze con l'architettura del castello del Graal, come ce lo descrive, e qui torniamo al discorso di prima, Eschenbach nel suo principale poema Parsifal. Attenzione, Parsifal,
è molto interessante. Parsi falle. Parsi sono i seguaci dello zoroastrismo in tutto il mondo, circa 300.000. Falle è uno dei quattro oggetti magici che Tuatha De Danann, le divinità celesti della tradizione celtica, donano agli uomini, e falle è una pietra, e secondo alcuni il Santo Graal non era un calice ma era una pietra. Questo è molto interessante. Andiamo avanti, quindi in virtù di queste similitudini alcuni studiosi ritengono che Tacti sulle manne possa essere identificata con Sarrazze. Sarrazze, nel misticismo del Santo Graal, rappresenta un luogo irraggiungibile, raggiungibile solo da puri di cuore. Chi non è puro di cuore non potrà mai trovare Sarrazze. Sarrazze è il luogo, non si sa mai dove sia posto, nella nostra dimensione, nella nostra dimensione spirituale, dove sarebbe stato portato, dove si troverebbe tuttora il Santo Graal. Arriviamo all'ultimo luogo di questi che vi ho elencato. Spostiamoci, vedete che ci spostiamo in questo percorso ideale, ci spostiamo ancora a questa, arriviamo addirittura in India. Qui c'è una cosa molto interessante, perché tra i tanti luoghi identificati come nascondiglio del Santo Graal abbiamo l'India. Perché? Perché in India vi è, soprattutto in Kashmir, nel Kashmir indiano, è molto diffusa una credenza popolare che tra l'altro rappresenta il fondamento religioso di una setta musulmana molto poco nota, molto poco conosciuta. Io ho avuto modo di conoscere durante i miei quattro viaggi in India, che è la setta di Ahmadiyya. Allora, cosa dicono gli accoliti di questa setta molto particolare? È una setta che ovviamente i musulmani ortodossi considerano eretica, ovviamente. I seguaci di questa setta sono convinti che Gesù sia sopravvissuto alla crocifissione, che sia guarito completamente da tutte le ferite riportate durante la crocifissione e durante la passione, e che si sia recato verso oriente, verso est, assieme a Maria e a San Tommaso, a far cosa? Alla ricerca delle 10 tribù perdute di Israele. Fece un lungo e avventuroso viaggio attraversando tutta l'Asia centrale, arrivò nel Kashmir indiano, dove sarebbe rimasto fino alla sua morte naturale, avvenuta dall'altro in tardità. Ora, esatto. Allora, la capitale del Kashmir, Srinagar, qui è stato costruito un tempio musulmano che si chiama il Rosa Valle. All'interno di questo tempio abbiamo un sepolcro di legno che reca un'iscrizione che dice che all'interno di questo sepolcro è stato seppellito un uomo di nome Yus Asaf, che in arabo letteralmente significa Gesù. Questo è Rosa Valle, il tempio musulmano a Srinagar. Ecco, qui abbiamo il sepolcro rettangolare di legno che custodisce le spoglie mortali di questo misterioso uomo, di cui non si sa praticamente niente, che però risponde al nome di Yus Asaf, Gesù. Ma questa leggenda così curiosa, come arriva a noi, come arriva in Occidente? Tutto parte da un libro molto poco conosciuto, pubblicato nel 76, da uno scrittore altrettanto poco conosciuto, Andreas Faber-Kaiser, il quale cita da molte fonti documentarie, cita in particolare gli studi condotti da un docente, un accademico, il professore Assamin, direttore del Dipartimento Statale di Storia di Kashmir. Ma non è finita qui. Questo Assamin, come è venuto a conoscenza di questa curiosa leggenda? Allora, lui avrebbe trascorso un certo periodo a Leh, la capitale della Dacca, detto il piccolo Tibet, nell'estrema lingua nord-occidentale dell'India, dove io voglio recarmi a tutti i costi perché è un luogo assolutamente interessante. Lui trascorso un certo periodo nel 65 a Leh, dove ebbe modo di esaminare alcuni diari scritti da due missionari tedeschi nel 1890. Ma attenzione, questi due missionari tedeschi come sono venuti a conoscenza di questa vicenda? Allora, loro avrebbero tradotto alcuni manoscritti, avrebbero letto la traduzione eseguita da un viaggiatore russo di cui non si sa praticamente niente, un certo Nikolai Notovich, il quale a sua volta avrebbe letto alcuni antichi manoscritti tibetani custoditi nel monastero di Hemis, dove io voglio assolutamente andare per verificare questo fatto quando mi sarà possibile. Questi manoscritti tibetani, pensate, manoscritti tibetani che mi direbbero di come Gesù abbia lasciato la Palestina e sia arrivato in Oriente, in India e in Ladakh. Quindi i cercatori del Graal che sposano questa ipotesi ipotizzano che il Santo Graal sia stato portato da Gesù in questi luoghi e si trovi ancora oggi in Kashmir e in Ladakh.
Con questo ho terminato, grazie per la vostra attenzione. Questo è un concerto visto di Indiana Jones, l'ultima rociata, film meraviglioso che parla proprio di Indiana Jones e della ricerca di Santo Graal, che lui trova, tra l'altro trova nel tempo del faraone a Petra, che non c'entra assolutamente niente. Questo è un frame del film che mostra praticamente la cerca del Graal. Bene, grazie Fabrizio, come sempre molto interessante.